ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Siamo contenti, ma sono nello stesso tempo consapevole che siamo talmente all'inizio e presto che la verità si scoprirà dopo 10 giornate. Stefano Protti, intervenuto lunedì sera a Qui Pro, rimanda i giudizi di almeno un paio di mesi, ma intanto una prima verità c'è già. 5 punti in 4 partite per la sua Fermana, l'anno scorso appena uno con Maurizio Domizzi in panchina. Domenica contro il Cesena è arrivata la vittoria che è gialloblu, sfuggiva da marzo e che per Protti rappresenta la prima da allenatore professionista. E questo dà più fiducia per il proseguo, anche perché poi venivamo secondo me da una partita molto buona, addirittura secondo me meglio di ieri, di quella di mercoledì. Avevamo fatto una gran partita a Recanati. Il derby di Recanati, poi il 2-0 al Bruno Recchioni col Cesena. Protti però riavvolge il nastro ad agosto alla lunga rincorsa dopo il ripescaggio. Siamo una squadra che ancora qualcuno non si sanno chiamare per nome, perciò siamo per certi versi in ritardo, ma però l'applicazione, la voglia, la determinazione di questi ragazzi ci stanno facendo, tra virgolette, bruciare un po' delle tappe che ancora hanno bisogno di tanti margini di miglioramento, soprattutto a livello atletico. Fermana che insomma può crescere ancora per raggiungere l'obiettivo. Un gruppo che può cercare di togliersi quella soddisfazione che 2 mesi fa era un po' un'utopia, che era quella di provare a fare una salvezza che quando siamo partiti dal ritiro sembrava un po' così, qualcosa di improbabile. E un pezzettino di salvezza passerà anche da Montevarchi sabato alle 17:30, coi toscani penultimi in classifica a quota 1. Contro il Cesena invece si tornerà a giocare in Coppa Italia, in Romagna però, il 5 ottobre alle 15:00.